Cosa fareste se foste a casa da soli per una settimana? Senza soldi, senza saper lavare i vestiti e senza saper cucinare praticamente niente. È proprio ciò che dovrò fare io per i prossimi 5 giorni. Quindi, se volete vedere come sopravvivrò o no, se ce la farò o no, guardate il video. Ciao a tutti, sono Opti di Pura Fibra Italiana e ho una sfida davvero ardua. Infatti dal 4 al 9 sarò a casa completamente da solo. In realtà dovrei esserlo fino al 16, ma siccome dal 10 al 16 sono in vacanza a Rosolina con dei miei amici al mare, e di quello dovrà uscire in un altro video, la mia sopravvivenza si limita dal 4 al 9 inclusi. So già che combinerò un disastro. Il mio letto ha quasi preso fuoco 2 secondi fa. No, sto scherzando. Comunque ho 3 missioni principali. La prima, pianificare ciò che mangerò. La seconda, mantenere le mie scalette. Svegliarmi la mattina, andare in live, andare in palestra, poi tornare a casa, uscire e magari andare in live dalle 11:30 in poi. E fase numero 3, la più importante di tutte, quella che veramente secondo me sarà la più difficile da mantenere, la più difficile da realizzare: innaffiare le piante. We were young and we were free and running. Dio di pennarello, non funziona! Spero sia abbastanza chiaro per voi. Fate conto che devo stare tutti questi giorni e devo decidere cosa mangiare per colazione, pranzo e cena. Ora, la colazione è molto semplice perché io di solito non la faccio e so che è sbagliatissimo, ma non importa. A pranzo di domani, pasta. A cena del 6... pizza. Potrei fare una cosa del genere, potrei far sì che il 7 io mi prepari un'altra pasta. Il problema è cosa mangiare a pranzo degli altri 2 giorni. È il momento di guardare nel frigo. La colazione, come vi dicevo, non è un problema. Abbiamo i biscotti veri, i biscotti tarocchi e del pane per farci dei toast o burro, marmellata, cose del genere. Abbiamo anche il latte, ottimo, del prosciutto. E un sacco di uova. Il problema è uno: io non so cucinare per niente, ma proprio per niente. Io darei fuoco alla cucina semplicemente cucinando latte freddo e biscotti, fidatevi. Ma non preoccupatevi, Octi ha sempre un piano. Ed è il momento di illustrarvelo. Domani pasta e tortellini. Martedì toast e pizza. Mercoledì pasta e uova e wurstel. Giovedì uova e kebab. Venerdì sai che bon e toast. Se riusciamo a mantenere questo piano sarà tutto ok. Sono appena uscito dalla live, è una live che è andata strabene, sulle 2:44, ora devo spegnere tutto, andare a bere un po', lavarmi i denti e poi andare a dormire. Ci vediamo a letto. Buonanotte. Niente di meglio che iniziare la giornata con un po' di succo, biscotti, frutta e acqua. Ma ora devo correre assolutamente in live perché sono già in ritardo. Come ogni giorno sto in live fino alle 5. In realtà non sempre fino alle 5, dipende da quanto la gente comunque doni o sia buoni o cose di questo genere qua, da quanti spettatori, ci sono un sacco di altri fattori. Dopodiché devo andare subito a mangiare. E alla fine pasta, carne, un po' di formaggio e acqua. Finita la live e finito di mangiare, perché mangio di solito o in live o subito dopo la live, è il momento di prepararsi lo zaino per andare in palestra. Infatti ho l'autobus alle 5:20, quindi devo uscire di casa per quell'ora. Prepariamo lo zaino insieme. È il momento di andare in palestra. Paracadute in spalle and let's go. Tornato dalla palestra, doccia e si mangia un po'. Dopodiché di solito esco, però oggi dovrò fermarmi assolutamente a editare un po'. E poi come al solito live. Tuttavia ho un problema davvero davvero grave. Mi sono reso conto che le provviste non mi basteranno e avrò assolutamente bisogno di soldi. In qualche modo dovrò assolutamente farcela. Per fortuna domani arriva un mio grande salvatore che mi porterà un tot di soldi in prestito che poi gli dovrò ridare. Senza di quelli probabilmente morirò di fame. Tutto questo, il problema, è colpa mia, perché ho trasferito tutti i miei soldi da una carta di credito ad un'altra e ci mette 2 giorni il trasferimento, capito? Quindi finché c'è questo trasferimento non posso andare a ritirare i soldi. Di conseguenza sono senza soldi. Ho assolutamente bisogno del mio amico, altrimenti sarà un gran problema e spero che si ricordi i soldi. Io gli ho scritto tipo 1 milione di volte. Poi glieli ridarò. Quindi ci vediamo domani e spero vivamente che il mio amico porti i soldi. Sono appena uscito dalla live, la live è andata strabene come al solito. Il problema è che il mio amico non mi risponde su WhatsApp. Se si dimentica i soldi è un casino. Mi hai portato i soldi? Sì, li hai portati? Sì. Bravo. La droga.
Come si canta questa canzone? Fai orgasmi e basta? No. Gesi deve lavare i piatti. L'ha detto Pietro Tonin. Se lo dice Pietro Tonin, ci vediamo. Porca troia, non riesco a prendere sta fetta di pizza. La conosci di Tripalowski? Qual è? Forse la conosco, ma non la presento il titolo. Sicuramente la conosci. Il titolo è Tripalowski di Daskrasovki. Ed è proprio grazie a Gacy che mangerò delle buonissime uova, perché io non so farle, ma non pensiate che lui salverà la situazione. Infatti lui non sa accendere il fuoco, ma io sì. Non ce l'avrei mai fatta senza Gacy, è stato proprio il nostro eroe salvatore. Grazie Gacy. Niente, impara a cucinare, sono le uova. Apre da sotto, non distruggere la maniglia. Ragazzi, stasera ho un sacco di cose da fare. Devo pulire la cucina, devo portare la spazzatura, devo... No, mi sono già rasato. Sarà meglio che io vada. Devo anche cucinarmi questi. Devo riempire anche tutte queste. Ulteriori news, praticamente mi hanno scritto, dovevo preparare dei documenti, impacchettarli molto molto bene per spedirli in Moldavia. Il problema è che il corriere Moldavia Italia arriva qua a Padova verso le 4 di notte. Ci ho parlato prima al telefono, mi ha detto: cavolo, ti chiamo. Non mi ha ancora chiamato. Sono le 3.45 e io sono veramente preoccupato. Questo è il pacchetto da spedire a Chisinau, ossia la capitale della Moldavia. Guardate che figo l'impacchettamento. Dai, cioè, l'ho fatto benissimo, dai. Non dovrei dire questa cosa, però la dico per sicurezza. Avete appena visto dei numeri, è inutile chiamarli o salvarli, perché sono numeri che i miei si vanno quelle sim che durano un tot giusto mentre stanno in Moldavia, poi non le usano più. Quindi è inutile che provate a chiamare, quelle sim probabilmente verranno disattivate. Io lo dico per sicurezza. Il problema più grande comunque è proprio il fatto che io adesso debba stare sveglio e sono le 3.46, di conseguenza quando andrò a dormire? E domani devo svegliarmi per fare la live e tutto il resto e prepararmi la borsa per il mare, è un casino. Il maledetto corriere deve sbrigarsi a chiamare. Le 5.19 di notte. Ho chiamato la persona che deve trasportare il pacco e mi ha detto che c'è stato un incidente durante la strada che stavano facendo e c'è stato un traffico assurdo. Di conseguenza saranno in ritardo di un'ora e mezza. Io mi ritrovo qui. Non posso tornare a casa, se torno a casa e mi addormento, non torno qui più. Quindi gli ho detto: guarda, io sto qui, se vedi me dentro la macchina, bussa finché non mi svegli, perché io dormo. Ma non ci voleva, perché vuol dire che domani sarà una giornata dove sarò distrutto. Cioè, raga, sono in piedi da ieri alle 11, cavolo. Sono in piedi da 18 ore, sono distrutto e devo aspettare un'altra ora e mezza. Io torno a casa e dormo. Sono le 7.32, sono appena tornato a casa. Si vede che ho una faccia da distrutto, vero? Si vede. Devi pure uscire. Però... Forza Vandala, esci, che ho mezz'ora di autonomia qua. Mezz'ora di autonomia, sarò mezz'ora davanti qua a fissare l'obiettivo. Va bene, sai che sembra stragrosso, sembra un birillo da qui. Ti giuro. Certo, per fare i complimenti così. Ultimo giorno, considerazioni finali. Com'è stato stare un'intera settimana completamente da solo, con poche risorse, praticamente zero capacità di ogni tipo e cose di questo genere? Il fatto è che questa giornata me la sono scombinata tutta, perché in realtà non c'è stato nulla, praticamente nulla in questa giornata, come in tutte le altre, perché essendo che sono tornata a casa alle 8 di mattina, sono andato subito a dormire e ho dormito fino alle 5 e mezza del pomeriggio. Praticamente ero distrutto, erano 34 ore che io non dormivo per nulla, ero stanco morto, mi sono svegliato, non ho mangiato praticamente nulla per tutto il giorno, se non la sera mi sono fatto una pasta e ho mangiato tranquillamente, ma ero così di fretta e così stanco che non ho neanche registrato. In realtà stare una settimana a casa ci sta un sacco, anche perché io amo la solitudine dell'essere a casa senza nessuno che rompe. Chiaramente a volte uscivo e chiaramente a volte chiamavo i miei amici, questo ci sta una vita, e chiaramente ho fatto riavere i soldi che il mio amico mi ha prestato. Tuttavia quello che ho capito è il fatto che comunque le cose possono andare storte, e anche quando ti pianifichi tutto qualcosa può andare storto.
perfetto. Sì, perché il mio piano in realtà era perfetto, cioè avevo pianificato ogni singola cosa, ma poi col discorso di dover portare questo pacco e il discorso dei corrieri che è stato un casino e mi ha scombinato completamente tutto. Sono contento perché comunque ci sono andato in palestra sempre, tranne appunto oggi che la giornata è stata completamente devastata e alla fine sono venute delle mie amiche a casa mia appena, cioè, insomma... Ma ora veniamo alle note dolenti. Purtroppo questo video sarà l'unico che vedrete questa settimana, perché sarò in vacanza in questo momento, quando voi starete vedendo questo video probabilmente, o almeno per la settimana successiva sicuramente. Ora sono le 1:35 di notte e io dovrò editare tutto questo video esattamente questa notte, e domani devo svegliarmi presto per partire. Il che non è bene, ma si sa che io sono un disastro. Sicuramente dunque il mio prossimo obiettivo è quello di imparare a cucinare, almeno quello, cioè imparare a cucinare bene le uova, la carne, perché la pasta lo so fare ma tutto il resto no, ed è un gran problema. È stato un piacere comunque per me avere la tua compagnia durante questa settimana, e se tu volessi avere la mia compagnia altre volte, beh, basta che ti iscrivi al canale e lasci un bel mi piace a questo video. Ciao e buona vacanza anche a te. Ciao.